Sei una donna di anni? 26. Cosa importa alla gente dei disturbi alimentari? Credo che i disturbi alimentari ce l'hanno tutti. E allora che vuol dire disturbi? È un rapporto conflittuale che si ha con il cibo. E ce l'hanno soprattutto le donne. E tu che cosa avevi? Mi abbuffavo. Tu? Vomitavo. Ma ti piaceva mangiare mentre lo facevi? No. Quindi non erano cose che facevi davanti agli altri? No, mai. Stavo perennemente a dieta. Io invece mangiavo in modo molto ordinato. C'era la parte dolce e la parte salata. Dove la parte salata era tortellini, una panna, oppure patatine fritte, oppure il salame quello a tocchetti, la mortadella. E mangiavi? Mangiavo. E poi c'era la parte dolce, che erano le brioche, i cioccolatini, o le caramelle, lo zucchero direttamente dalla zuccheriera. Mangiavo tutto quello che non mi concedevo di mangiare. E ci mettevo dentro tutto. E poi? E poi vomitavo. Come si guarisce dall'anoressia? Non si guarisce. Si va in un'altra direzione. A partire dal XIV secolo, la società occidentale ha idealizzato tre tipi di donna. Fino al XV secolo era in auge la donna delle forme opulente. Forme opulente! Che si accentuavano sul ventre. Un po' troppo formosa rispetto ai canoni attuali. Questo tipo riproduttivo venne poi sostituito dalla figura a clessidra. Figura a clessidra! Con la vita sottile, il petto generoso e il sedere piè. I primi decenni dell'Ottocento vedono invece il ritorno ad una moda antica. Le allacciature strette. Allacciature strette! Il corsetto divenne la manifestazione simbolica della prigione entro cui vivevano le donne. Si trattava in realtà di una trasformazione in caricatura della figura materna, ideale di bellezza prediletto dagli uomini, sottolineando esageratamente i fianchi e il seno. Boh! Il nascente movimento femminista aveva serie difficoltà nel fronteggiare questa mania del corsetto. La donna nuova avrebbe dovuto adattarsi ad uno stile di vita più attivo e all'esigenza di maggiori esercizi fisici. Stile di vita più attivo! La nuova tendenza era il corpo nuovo doveva diventare più sottile. Il controllo del corpo, la competizione e il raggiungimento di sempre maggiori prestazioni erano in realtà i nuovi elementi della coercizione borghese. I giornali e le riviste pubblicizzavano il modello vigente e davano alla donna consigli su come ottenere l'agognato obiettivo. Il tentativo di forgiare il proprio corpo si basava essenzialmente sull'osservazione, sul paragone e sulla correzione. Nelle case del XIX secolo gli specchi non erano più un ornamento, ma un elemento indispensabile dell'arredamento, con la funzione di giudici critici e testimoni silenziosi con cui le donne intrattenevano un dialogo fra il dilettevole e il costernato. Thank you.
Persino